Marco Lodadio, meraviglioso Marco Lodadio che ci riporta sul podio mondiale della ginnastica artistica. Dopo 8 anni da Morandi, eccolo qua il bronzo di Marco Lodadio, incredibile, incredibile l'atleta romano che conquista un bronzo storico per la ginnastica italiana e ci porta sul podio mondiale, già perché l'anno scorso era restato fuori dai migliori 8 per appena 15 centesimi, Marco Lodadio, che era la prima finale iridata nel castello. C'era arrivato, per lui era già un sogno questa finale. E poi con un esercizio perfetto, 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 è andato a conquistare un bronzo che semplicemente ci fa alzare in piedi, che ci fa scattare in piedi, che rilancia tutta la ginnastica italiana. Un esercizio semplicemente perfetto, con il punteggio di 14.900 e piazzato soltanto alle spalle del greco Petrunias e del brasiliano Arthur Zanetti. Semplicemente incredibile, Marco Lodadio, che davvero potrebbe aver rilanciato questo sport. E dopo Morandi, dopo Yuri Keiki, ecco Marco Lodadio, l'atleta civitavecchiese, se si dice così, penso di sì, abitante di Civitavecchia. Comunque, ragazzi, come hanno detto nella telecronaca, dai castelli romani, è passata ai castelli del mondo, incredibile davvero, ci ha fatto emozionare, ci ha fatto semplicemente emozionare, grandissimo, grandissimo. Marco Lodadio, autore proprio di una prova, la prova della vita probabilmente, che lo porta nei grandi, negli dei davvero, nei big della ginnastica artistica, lo porta tra i grandissimi e semplicemente riscrive la storia della ginnastica italiana. Quindi grande, grande, grande. E tutti sul cappello. E un applauso a Marco Lodadio. E voi ragazzi lasciate tanti commenti qua sotto per sapere che cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate tanti mi piace al video. Condividete questo video. Lasciate dislike soltanto se il video vi è piaciuto. Appunto, iscrivetevi al canale. E forza gli italiani. Forza Marco Lodadio. Grandissimo. Che per lui appunto ragazzi la finale è già un sogno. Ottenere un bronzo così. È una cosa che sembrava irrealizzabile, invece è arrivato davvero un sogno che si è realizzato. E noi, arrivederci, raga, e forza Lodadio! Noi ci vediamo al prossimo video!